Ragazze, buongiorno! Buongiorno e come sempre bentornate sul canale in questo nuovissimo video. Allora, volevo iniziare questo video. Allora, innanzitutto oggi vi farò vedere la ricetta del dolce che andrò a preparare per il mio compleanno, ma ci tenevo a farvi vedere il regalo che mi ha fatto la mia amica Sonia, ovvero questi meravigliosi orecchini con il simbolo dell'infinito che è l'albero della vita. Nulla, ringrazio tanto la mia amica Sonia, come sempre ha un pensiero ogni anno grazioso per me. Gran bene. Ciao Sonia, cara amica mia. E nulla ragazze, di là c'è l'aspirapolvere che sta andando perché è andata in cucina, adesso sta andando in bagno e poi in salotto. Qui ho levato il cuscino dei cani, l'ho messo a lavare, infatti c'è solo il dentro, Biagio, lo rompi su, lo appoggio qui perché sennò lui veramente poi lo rompe, visto che è molto fine, e niente, tanto d'acqua per ora è fuori, e quindi l'ho messo a lavare perché è una bella giornata, almeno gli faccio fare una bella centrifuga, e poi glielo metto fuori e lo rimetto direttamente nel loro cuscino, insomma, ecco. Nulla ragazze, per adesso vi saluto e ci aggiorniamo vlog facendo. Ragazze, rieccomi. Allora, dalla clip che avete visto ieri, sì, dal regalo di Sonia. E nulla, stavo preparando i funghi. Scusate. Allora, sono appena tornata dall'Eurospin perché oggi è il mio compleanno. E stasera mi voglio fare la torta, ovvero ho in mente di farmi la New York Cheesecake perché proprio non l'ho mai fatta. Ho provato una volta a farla con gli avanzi della panna di un compleanno, non mi è venuta buonissima. Siccome ci era piaciuta tantissimo, poi la mia amica Sonia mi ha girato più volte la ricetta, quindi oggi voglio farla e la condividerò insieme a voi. Prima cosa vi faccio vedere cosa ho acquistato stamattina da Eurospin. Esattamente le cose che appunto vanno per la ricetta e poi due o tre cose in più, ma niente di che. Infatti ho speso 17,19 euro, mi sono tenuta bassa anche se è la settimana di tutta 1 euro, perché comunque le cose in casa, ragazze, ce l'ho, è inutile che mi sto a riempire quando le cose le ho. Allora, ho preso in offerta queste mini gallette a 89 centesimi, il pane tramezzino, anche questo in offerta a 1 euro, e sempre di cose extra ho preso lo yogurt da bere ai frutti di bosco a 99 centesimi e un altro yogurt però alla banana, anche questo sempre 99 centesimi. La marmellata per metterla sopra il dolce, questa è frutti di bosco, confetture extra. Non ricordo, ho pagato 1,70 euro probabile, non ricordo ragazzi, però ve lo dico subito perché ce l'ho qui. No, pane e cereali. Sì, 1,75 euro. Il burro, 250 grammi di burro, in offerta 2,19 euro. 4 uova bio, 1,29 euro mi pare. Sì, 1,29 euro. I biscotti Digestive per fare il dolce, erano tra l'altro in offerta a 1 euro. Me ne servono 300 grammi, questi sono 400, quindi va benissimo. La panna da montare zuccherata, 1,69 euro. Me ne serve 200 ml. L'altra che avanza la metterò per fare il gelato. Poi ho voluto prendere questo detergente intimo dell'Amo Essere, che era in offerta 1,49 euro. Non l'ho mai provato, insomma, fatemi sapere com'è. Io intanto l'ho acquistato. Poi tre formaggio spalmabile perché me ne serve 500 grammi, quindi ne ho presi tre che sono 600, perciò va benissimo. E poi questo pane ai cereali, perché essendo che stasera siamo a cena da mia mamma, ho deciso oggi di fare un po' un pranzetto veloce con un po' di pane affettato, magari uova, queste cosine qua. E questo ho pagato 1,75 euro. Quindi ragazzi, sono queste le cosine che ho preso da Eurospin. Allora ragazze, per fare la nostra New York Cheesecake, iniziamo innanzitutto con accendere il forno a 150 gradi in modalità ventilato, poi aggiungiamo il burro nel boccale, 80 grammi, così richiede qui la ricetta. Vediamo un po', 75, sottofondo ovviamente c'è il Danco che beve come sempre.
80, oh, 85, un pochino di più, spero che male non faccia. Chiudiamo il boccale e azioniamo per 2 minuti. 2 minuti, 50 gradi, velocità 2. Allora, adesso aggiungiamo 250 g di biscotti tipo Digestive. Ecco qua. E poi 50 g di zucchero semolato. E ragazzi, adesso frulliamo tutto, 10 secondi a velocità 6. Ecco qua, questo è il nostro composto tra burro, biscotti e zucchero, tutto ben frullato. Adesso andiamo a metterlo in una teglia da 22 cm, così dice la ricetta, però se volete per farla più alta potete metterla in una teglia da 20 oppure più bassa anche da 24. Io ce l'ho anche da 24, ma questa volta ho preferito seguire la ricetta alla lettera e ho preso questa teglia a forma di cuore. Ora piano piano andrò a mettere il composto qui, alzarlo un pochino ai lati e niente, poi vi faccio vedere appena è finito. Ora, eccoci qua, è quello che è. Questo è quello che ho potuto fare, ragazzi, non ho saputo fare di meglio, alzare troppo il bordo, non sono tanto brava. Comunque l'ho fatto con un cucchiaio, ho cercato di stenderlo, insomma, ho cercato insomma di farlo il più preciso possibile. Vedete, si sfa anche un pochino qua su in cima, vabbè, non importa, tanto se si vede anche un po' il risultato finale ondeggiato, no, non fa niente. E niente, ora metterò la teglia nel frigo a far assodare il composto e prepariamo il suo interno. Allora, adesso ragazze, pulendo il boccale, mettiamo al suo interno la scorza di un limone e 150 g di zucchero. A questo punto tritiamo 10 secondi a velocità 7. Qua. Adesso aggiungiamo 500 g di formaggio spalmabile e facciamo andare il bimby un minuto a velocità 4. Allora, adesso ragazzi, prendiamo le nostre uova, separiamo i tuorli dagli albumi. La ricetta richiede 4 uova. Siccome io ho preso queste dell'Eurospin dell'Amo Essere, sono grandi, sì, ne ho messe solo 3 perché sono quelle grandi, queste qui, sì. E andiamo ad aggiungere nel boccale, vi faccio vedere il nostro composto come è venuto. Ecco qua, aggiungiamo i tuorli, dopodiché aggiungiamo anche 30 g di amido di mais, un pizzico di sale e facciamo andare il tutto per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo l'amido. Ora prendiamo un pizzico di sale, proprio così, e facciamo andare tutto un minuto, velocità 5. Adesso andiamo ad aggiungere 200 ml di panna, io ho preso questa qui grande perché comunque la tengo poi per fare il gelato. Eccoci qua, 200 ml di panna, e le facciamo andare un minuto, velocità 4. Ecco qua ragazzi, la nostra crema pronta, a vedersi sembra venuta davvero molto bella,
Ora ho ritirato lo stampo dal frigo, andrò ad aggiungere la crema qui dentro e poi la cuoceremo in forno, come vi ho già detto prima, 150 gradi, modalità ventilato, per 50 minuti. Mi hanno detto che per la cottura di questo dolce, deve essere a temperatura molto bassa, appunto perché si cuoce molto lentamente. Lo andremo a versare e mettere in forno. E poi, da ultimo, quando è sfornato, aggiungere sopra la marmellata, 300 g di marmellata, oppure anche la potete fare a casa voi con i frutti di bosco e quant'altro. Ecco qua, ho sbattuto un po' la teglia nel tavolo in modo tale che sotto si livellasse tutto e quando appunto andremo ad aprirla sarà a pari, perlomeno così. Va bene, adesso ci resta solo che infornarla e ci vediamo a fine cottura. Ragazze, che dire, questo dolce spettacolare è venuto davvero molto buono e non è avanzata nemmeno una fettina. Vi invito a riproporre la ricetta, è davvero molto buona, davvero speciale. Col bimbi specialmente si fa solo nel boccale, quindi non si sporca nient'altro. Comunque ottima, ottima, ottima. Eccomi qua qualche giorno dopo dalle clip che avete visto prima, ovvero dal giorno del mio compleanno. Sono passati la bellezza di 3 giorni perché siamo al 18 di febbraio. Tutto tempo e modo per chiudere il video e salutarvi e di farvi vedere anche un'altra cosa che mi è arrivata circa da 2 settimane, sì, perché ora sono 2 settimane che la uso, ovvero da delle creme della IMIM. Come sapete collaboro con loro già da più di un anno, trovata bene con le creme che mi hanno mandato tempo fa, quindi ho la crema antirughe per il viso, per il collo e il siero per gli occhi qui sotto e le gocce sopra. Questa volta mi hanno mandato la crema anti macchie, perché come vedete io nel viso, forse con andando avanti con l'età, non so, col sole, ho delle macchie nella pelle, ma loro mi hanno mangiato di questa crema e di quest'altro siero per il corpo. Questo è un siero per il corpo antimacchie e questa è la crema per il viso, appositamente per il viso, antimacchie. Io vi dico che sono 2 settimane che le uso, sono senza trucco. E se voi ci avete fatto caso in alcuni dei miei video, magari quando facevo la skin care o quant'altro, avevo le macchie più accentuate rispetto ad oggi. Allora, ora vi metterò magari una clip, un'immagine qui, un piccolo video qui di quando ero arrivata a 1 settimana di utilizzo. Sono 2 settimane che la uso quotidianamente, mattina e sera. E devo dire che le macchie si sono schiarite notevolmente, ragazze. Guardate qui praticamente come se quasi mi sono sparite. Lo stesso in fronte, c'avevo una chiazza qui gigante, ragazze, che in estate col sole o facendo così si vedeva. Vedete, ancora un po' qui c'è, ma molto meno. E qui, prima era tutto qui, ora mi è rimasto qui, ma qui, ragazze, è quasi sparita. Quindi devo dire che dopo 2 settimane di utilizzo vi posso garantire che questa crema al momento funziona. Vi darò aggiornamenti ovviamente in tempo reale più là, perché qui siamo insomma a breve tempo. Mi fa un effetto generalmente, sì, dopo forse un mesetto, penso, non lo so, cioè correggetemi se sbaglio, non lo so. Comunque dopo 2 settimane di utilizzo questo è il risultato e direi ottimo, perché avevo le macchie, avevo diverse macchie nel viso. Pensate che anche mia mamma la vuole acquistare. Vi metterò qua sotto nell'info box un codice sconto per voi per andare ad acquistare le creme. Queste le vendono insieme in un solito pacchettino, la scatola, e all'interno c'era la scatolina con questa e poi quest'altra qui accanto. Allora, questa per il corpo io non l'ho ancora usata perché comunque non ho macchie nel corpo, e comunque se la darò a mia mamma che la utilizza vi faccio sapere come si trova. Oggi vi posso garantire che sono contenta del risultato, vedremo a lungo come andrà. Insomma, io ve le promuovo sempre molto volentieri, perché con quella antirughe, ve lo dicevo anche sotto Natale, che avevo iniziato ad usarle, la pelle me la sentivo molto più fresca, più morbida, quindi mi sto trovando bene. Per il momento ho sospeso quella antirughe e sto facendo queste antimacchie, e vi ripeto, essendo struccata si vede le macchie che sono, a parte qui, praticamente le altre quasi scomparse dopo 2 settimane. Io
posso solo che per ora promuoverla a pieni vuoti. Se vi fa piacere, guardate qua sotto, se avete anche voi questo problema di avere qualche macchia nel viso, cliccate qua sotto nell'info box, andate direttamente al prodotto, così perlomeno non ha nemmeno un costo eccessivo, devo essere sincera, perché in farmacia, ovviamente in farmacia magari sono anche quelle un pochino più di una marca probabilmente più nota e quindi hanno un costo superiore, però vi garantisco che questa ad oggi mi sto trovando benissimo. Nulla ragazzi, adesso concludo con questo video perché per me sono le 7, 10 alle 7, a mettere giù, insomma stiamo preparando per la pizza perché oggi per noi è domenica. Io per adesso vi mando un bacione grandissimo, vi ringrazio di essere state come sempre qui con me e noi ci vediamo molto presto con un altro nuovissimo video, ciao!